Presenta Elite Friday, ogni venerdì mattina alle 9, un podcast in italiano dedicato alla All Elite Wrestling. Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Elite Friday, è l'episodio 113, sono 113 settimane che noi andiamo in onda, indefessi, come se non fosse mai successo un problema, una difficoltà, siamo andati avanti sempre. La puntata vicino a Natale, la puntata delle ferie che tanto non abbiamo fatto, tutte le puntate che voi vi potete immaginare, noi eravamo qui tutti venerdì mattina alle 9. Noi, perché io sono Stefano, la voce di W Italian Podcast, e al mio fianco potete vedere se ci state guardando in video oppure se ci state ascoltando on demand su Spotify, Spreaker, dove vi pare a voi, potrete sentire finalmente la voce di Fabrizio, a cui do il benvenuto. Ciao Fabri. Ciao Stefano, ciao a tutti. Allora, noi abbiamo fatto ben più di, diciamo così, 104 puntate che sono i 2 anni di Dynamite. E siamo qua a raccontare il wrestling made in All Elite da praticamente agosto del 2019. Quindi noi dovremmo essere gli esperti di All Elite. Io non mi sento tanto. No, perché? Sai, continuando a parlarne, uno dovrebbe, invece no. Invece no. Io mi sento una persona che sta imparando un sacco, e uno dei posti dove sto imparando di più è il nostro gruppo Telegram, a cui potete accedere ovviamente al link in descrizione a tutti i nostri video, oppure se volete potete chiedercelo contattandoci ovviamente nei nostri social e noi vi facciamo entrare nel gruppo, che è completamente gratuito. Siamo circa 155 persone che in questo momento si stanno, diciamo, raccontando le impressioni, le idee, le paure, le perplessità. Stiamo facendo un bel gruppo dove raccontiamo un sacco di cose inerenti alla All Elite Wrestling, e questa cosa è spettacolare. Ci teniamo molto, partecipiamo attivamente tutti noi, quindi è anche un buon modo per stare un po' più con noi, per chiacchierare un po' più anche durante la settimana, per aiutarci, no? Magari con qualche idea, con qualche riflessione in più. Quindi io e Fabrizio siamo super disponibili, insieme a noi ovviamente tutti gli admin del gruppo, insomma siamo molto ben disponibili e siamo molto ben disposti a parlare con tutti voi e a stare insieme a voi, perché comunque l'attesa tra un Dynamite e l'altro, tra un Rampage e l'altro, è sempre, sempre figa, insomma. E il nostro canale YouTube, dove magari siete approdati per guardare questo programma, necessita della vostra iscrizione. Siamo a 950, ne mancano pochissime per arrivare a 1000, che è un bel traguardo, sarebbe un nuovo punto di partenza. Non vediamo l'ora di arrivarci, quindi fate opera di condivisione di quello che sono i nostri contenuti, cercando di avvicinare quante più persone possibile che possono ovviamente imparare ad apprezzare, ad amare la All Elite, cercando di parlarne in modo serio. In modo serio, noi oggi per esempio dovremmo parlare sia di cose molto belle che di cose un po' meno belle. Quindi, allacciatevi le cinture, perché ci sarà tanto da dire. Questo non è un podcast Mark, come magari si potrebbe pensare, dato che siamo AEW Italian Podcast. No. Noi cerchiamo di parlare di quello che ci piace, di quello che riusciamo a trattenere, di ciò che vediamo. Noi la settimana scorsa ci siamo anche lanciati in una polemica abbastanza aperta per il discorso della Glock di Arn Anderson, che in realtà poi nel resto del mondo ha avuto tantissima risonanza, e in realtà anche in Italia moltissime persone sono state d'accordo con quel promo, non hanno avuto problemi, non hanno avuto la sensibilità che abbiamo avuto noi, che non vuol dire che siano meno sensibili, che hanno semplicemente una sensibilità diversa, di dire sta cosa non mi piace. Quindi noi non è che siamo qua a raccontare soltanto che è tutto bello, che è pane e Nutella ogni 5 minuti, che si vogliono tutti bene, si abbracciano, noi abbracciamo tutti. Ci saranno un paio di momenti in cui oggi, per esempio, avremo da dire qualcosina che potrebbe anche non piacere a chi invece è troppo Mark. Serve un po' per bilanciare il tutto. Ma partiamo ovviamente, Fabri, con il primissimo elemento, che è il primo match. Il primo match che ci ha intanto dato tanto, tantissima azione, qualche errore, uno grosso, che penso abbiano visto anche i sassi, qualche errore più piccolino.
Ti vedo caldo sull'errore grosso, ma poi ci arriviamo. No, perché due errori grossi per me ce ne sono stati due, sarà che sono riuscito a vedere bene quello di Jungle Boy, però. Jungle Boy, sì, quello era un po' più complesso magari da sì, preparare. Sì, però comunque solo che si vede che l'hanno inquadrato talmente bene che è cascato, cioè, ho sbagliato quando non dovevo. Sì. Ho avuto la sfiga di avere la telecamera attaccata praticamente. Quello là. Diciamo che tanti piccoli errorini, se vogliono, ci fanno mezza puntata di Boccia Mania. Sì. Cioè, per fare una battuta, ragazzi, sono stati lì a pensare. Ma, la cosa peggiore che ha fatto, dal mio punto di vista, anche se posso capire la questione, è stata non farci urlare Adam Cole, Bay, perché erano già dentro il ring. Questa è la cosa che mi ha fatto un pochino più arrabbiare di quel match. E pensare che l'avranno gridato, perché poi erano a Filadelfia, il pubblico è caldo come non so che cosa, loro se lo saranno goduto tranquillamente. Maledetto. Sì. È difficile far entrare 8 persone così, ci mancherebbe altro, non pretendo nulla. Ricordo che la prima puntata che è andata in onda anche in Italia fu quella dove ci fu una fagiolata di 6 persone da parte, 6 persone dall'altra. C'era ancora Matt Cardona all'epoca, c'era tutto il Dark Order contro tutta l'altra, tutta la parte della Nightmare Family Factory che ancora non era divisa. Quindi ci sono già stati dei momenti così in cui sono tanti e giustamente è complicato far salire tutti ognuno con la propria musica d'ingresso. Mi è dispiaciuto per Adam Cole, Bay, che comunque è una di quelle cose che mi dà sempre una carica della Madonna, indipendentemente da tutto. Quindi così. Allora, intanto ringraziamo Sonia per essersi abbonata per 7 mesi consecutivi al lato vero del ring. Vera del Ring è la piattaforma su Twitch che ci consente di arrivare nelle vostre case live e di potervi raccontare questa cosa direttamente. Poi molti di voi in realtà la recuperano la puntata su YouTube, su Spreaker, Spotify, però c'è l'occasione, chiunque voglia, noi il giovedì alle 21.30 siamo, so che è un po' strano, Elite Friday di giovedì, però capiteci, noi lo registriamo comunque da sempre di giovedì, per un po' di tempo l'abbiamo fatto il giovedì pomeriggio, ma a causa lavoro è impossibile il giovedì pomeriggio, appena si è aperto lo spiraglio, il programma che c'era prima si è dovuto togliere, ci siamo assolutamente incuneati. Ci fa comodo così, quindi non è che stiamo fregando le persone dicendo Elite Friday, ci chiamiamo così da sempre, quindi dato il primo prodotto che abbiamo fatto, probabilmente sarà anche l'ultimo. Il giorno che chiuderemo il canale di AW Italian faremo un ultimo Elite Friday di saluto, di commiato, perché noi non lasceremo così e quindi sarà bellissimo, sarà tutto bellissimo. Bene. Allora, partiamo con le considerazioni. Tanta gente sul ring, è facile sbagliare qualcosina, però è anche vero che dall'altra parte siamo stati ripagati con una total non-stop action di 20 minuti. Nell'insieme, io l'ho rivisto il match, perché poi ieri sera quando lo stavamo guardando è stato il momento in cui ero più frastornato di tutta la puntata, quindi me lo sono voluto riguardare. In realtà mi pesano molto molto meno gli errorini rispetto al complessivo. Tu invece che impressione hai avuto? E parlaci anche di quel botch grosso che penso abbiano visto tutti. No, perché siamo sempre lì, gli incontri 4 contro 4, 3 contro 3, 5 contro 5, tutti quelli che volete, sono sempre difficili da gestire. E poi c'è sempre da considerare una cosa, non si capisce come mai tutte le federazioni negli Stati Uniti hanno più difficoltà rispetto ovviamente al Giappone e Messico. Quindi, scusate un attimo. Cosa che hanno fatto in mezzo al match? Sì, è diverso, non ho fatto proprio, però vabbè, ha fatto una parte. No, rispetto al Giappone e al Messico, che sappiamo che sono maestri nei 3 contro 3, 4 contro 4, sono sempre quanta gente deve stare in mezzo al ring per non perdere l'azione. Danno i cambi giusti. Negli Stati Uniti è una cosa che a quanto pare non riesce a entrare bene nella testa. Sono riusciti a gestirlo abbastanza bene. Ci sono dei lottatori che, ad esempio, Christian Cage non si è tendenzialmente visto. Mi ero dimenticato che ci fosse. Cioè, sì, all'inizio un pochettino, ma poi è uno di quelli che non si è visto. Anche Luciasaurus ha avuto quel momento dove ha. Anche Adam Cole ha avuto da un certo punto in poi, ma prima. Inizialmente si è visto poco. Perché meno male è andato il momento, agli 2-3 minuti, quanti sono stati a Luciasaurus, che quando
eravamo convinti che vabbè, andrà a perdere, invece lì ha sbolognato tutto. Jungle Boy è quello che è stato tendenzialmente un po' più sul ring, Brian si è sempre visto, soprattutto quando c'era con Omega, e Cage, sì, però... Non so quanto effettivamente questo sia da scrivere come motivazione. Cage è uno di quelli che lo dice la sua storia, necessita di un po' di tempo per carburare, mettersi a posto e farsi vedere. Lo vediamo anche nei suoi match. I suoi match io li chiamo i match lenti ma inesorabili. Infatti non mi dispiacciono mai, nonostante tutte le cazzo di volte io dica ah beh, ma all'inizio sembra un po' titubante, che cresce. Lì non hai spazio. Sono tanti, da una parte e dall'altra, hai il tuo momento. Forse per lui non è stato disegnato bene il momento a sua disposizione. Sì, no? Cioè, appunto, perché non sarà un work o si è fatto male davvero, ma no, era un work. È che nella fagiolata totale qualcuno ci rimette, hanno deciso di fare per lui, per eliminare. Anche perché quando ci sono i 3 contro 3, 4 contro 4 così, gli schieramenti poi sono difficili da gestire, perché uno dice sempre ma c'è quello di... sì, ok, ce n'è uno fuori uso, ma c'è l'altro. Quindi già se ne elimini uno di un team, gli altri possono proteggere, hanno più possibilità di proteggere lo schieramento, quindi a prescindere che poi è stato fatto comunque in comune. E quindi mentre per la parte del botch la powerbomb che non si sapeva se doveva essere una tripla o four powerbomb, non si è capito bene, gli ha messo Jungle Boy praticamente sulle spalle. Lucia Zaurus sulle spalle, boh, sarà stato una cosa di peso, non si sa, però è caduto. No, il fatto che è caduto comunque pieno di schiena, quindi nessun problema, però comunque... No, preoccupa più il fatto che in quei casi lì, ecco, un Jungle Boy più magro e maneggiabile anche da parte di Kenny Omega, si sarebbe riuscito ad ergere e sarebbe riuscita comunque una powerbomb, così no. Sì, certo. Il problema è che... È come se fosse inciampato Omega mentre gliel'ha tirato. Il problema è che magari... In quei casi puoi ricevere anche un danno alla schiena tu che stai facendo la mossa. Esatto. Molto infatti mi ha preoccupato che... In quel momento... sì, l'hai visto anche tu. In quel momento molto probabilmente lui ha avuto una specie di KO. Poi è il momento che il suo fisico non poteva reggere il peso di Luciasaurus, ci sta. In quel momento lì magari aveva fatto sforzo prima e non riusciva più a tirarlo su, anche se gliel'avevano tirato su, per carità. Gliel'hanno tirato su un po' maluccio, lui pensava sì, quindi... che lo aiutassero ancora. Esatto. Caos. Sì. Però, il match è stato buono e io dico anche, è stato vinto dalle persone giuste. Lo posso dire, sì, dalle persone giuste? Sì, puoi dirlo, però sì, dovevano vincere loro comunque. Il motivo è molto semplice. Tutti quelli lì stavano girando intorno a questa faida che in qualche modo deve andare a cambiare un po' o a spegnersi. Perché appunto nel ladder match finale si sarebbe decretato il prossimo sfidante Kenny Omega e bisognava liberare Kenny Omega da questa roba. Come lo liberi? Io con il mio sfidante che non è venuto per la cintura ma che comunque mi ha sfidato sul ring ho pareggiato. Nel match in gruppo io ho vinto, adesso ascolta, stai un po' lontano, te l'ho già detto che non voglio il rematch. In questo modo scolli la possibilità che Bryan Danielson vada ancora vicino a Kenny Omega. Cosa può succedere? Può succedere che in realtà i Bucks potranno continuare la loro fight eventualmente con Luciasaurus e Jungle Boy, non c'è mica nessun problema. Questa fight potrebbe ancora includere Christian Cage e Adam Cole, ma in realtà potrebbe anche succedere quello che io sto vedendo un po' tra le righe dall'inizio. Adam Cole e Bryan Danielson vanno a collidere al prossimo pay-per-view. Io mi sono fatto un po' quest'idea. Probabile, più che altro adesso c'è da, diciamo, togliere, si fa per dire, bisogna trovare forse un avversario a Christian Cage, perché non è che lo puoi togliere tutto d'un tratto e fare e scomparire. Quindi magari all'inizio sarà lui contro Adam Cole come primo sfidante, magari vince Adam Cole prima del pay-per-view. E poi però a Cage devi cominciare a dargli un'altra faida. Sì, più che altro perché quella lì è facile da scrivere nel momento in cui tu hai iniziato, li hai presentati insieme. Perché uno è arrivato, si è schierato, e l'altro è arrivato e si è messo contro.
Quindi già li posizionati così. Il Rampage successivo fanno vedere questo speciale, no? Un po' parla uno, un po' parla l'altro, loro che comunque non si snasano benissimo. È un match che, se non dico una cazzata, non si è mai visto. Adam Cole contro Bryan Danielson. Quindi di sicuro non si è visto, tipo in Ring of Honor, così non si è mai visto. Quindi. E non si sono incrociati. Quindi in realtà stiamo magari parlando di una faida che potrebbe anche essere molto appetibile per un occhio che vuole vedere qualcosa di nuovo. Quindi un Full Gear che al suo interno contenga anche una bella faida in singolo per Bryan Danielson con un grande performer come Adam Cole, beh, onesti, io ce lo vedo, non mi darebbe fastidio, anzi. So tu, Fabrizio, come la vedi? No, se devono fare come faida va benissimo, tanto sono i due anche appena arrivati, quindi capisci anche un po' poi come li gestiranno, anche se comunque una volta perso il titolo Omega Bryan, la faida se la fanno. Sai che forse mi è venuto in mente dove l'avevano fatto? Qui dice SmackDown nel 2019, quella volta in cui molto del roster era andato in Arabia e poi avevano bloccato il volo di ritorno. Ah, è vero, è vero. E Adam Cole, insieme ad altri di NXT, era stato chiamato nel main roster a rattoppare in quel periodo lì, probabilmente. Quindi... è vero, forse sì. Ciao carissimo. Fu un gran match vinto e vinse Adam Cole alla grande. Guarda, la memoria che comincia a mettere insieme i pezzi. Vero. Ecco, io per esempio in All Elite, senza le varie limitazioni della WWE, senza i problemi che sono annessi proprio al tipo di prodotto da cui provengono, io li vorrei vedere comunque uno contro l'altro, anche abbastanza breve, non mi dispiacerebbe. Sì, ma io credo appunto che sia una... anche perché non so se li fanno arrivare a Full Gear per un semplice fatto, io non sono così sicuro che l'incontro per il titolo, poi vabbè, parliamo contro chi, non è più un segreto, sia proprio a Full Gear. Ci ho pensato anch'io. Secondo me lo fanno prima quel match lì. Ci ho pensato che non lo hanno mai aspettato il pay-per-view quando facevano questo tipo di vittorie. Il cash-in da parte di chi vinceva la Fish, non c'è mai la Fish, poi c'è anche Bobby Fish, di chi vince non c'è mai stato il pay-per-view. È sempre stato 2 o 3 settimane dopo. Quindi il tentativo di cash-in. Cioè le provavano a prendere la cintura, provavano a prendere quello che volevano. Lo stesso Brian Cage era arrivato e è andato, doveva essere poi si era spostato al tempo di 1 o 2 settimane perché c'era stato un problema. Sì, un problemino, proprio da poco. René Paquette che prende il Covid in WWE e... Sì, proprio quelle cose, problemini, sì. No, va tutto bene. No, però l'hanno spostato poi solo di 1 settimana, era andata bene, 1 o 2. Sì. No, di una settimana, sì. Perché avevano aggiunto anche Fighter Fest, Fight for the Fallen a Fighter Fest, quindi sì. Ebbene, è andata così. Quindi questo match comunque lo scriviamo nel registro come... match che è andato come doveva andare, i botch, chi se ne frega, vi siete divertiti, io mi sono divertito, quindi si può andare tranquillamente oltre. Cosa succede dopo? C'è la prima difesa titolata da parte di Sammy Guevara, il quale mette il titolo on the line contro Bobby Fish, il quale, mica scemo, si è sempre fatto chiamare col suo nome e quindi lui si porta dietro il suo nome. Bobby Fish, che Robertino Pesce sarà, come probabilmente riusciremo a chiamarlo noi tra amici, Bobby Fish, che ha il Titantron più brutto della storia, che è diventato anche la maglietta più brutta della storia, che è diventato anche un nuovo membro della All Elite. Si è portato dietro la DIM dei Red Dragon. Sì. La cosa interessante è che, attenzione, perché il tipo di contratto che ha in questo momento Bobby Fish è uno di quei contratti abbastanza aperti in cui farà cose all'interno della All Elite, tipo aiutare l'insegnamento ai giovani, un po' di queste robe qua, e poi non sarà esclusivo della All Elite, potrà partecipare in giro, per esempio potrà partecipare a una delle competizioni che verranno fatte in America a breve, esatto, e, insomma
c'è possibilità per Bobby Fish di andare a pescare qua e là booking, alcuni anche televisivi, perché questa esclusiva non c'è da parte della All Elite, però la All Elite ha aperto un gettone grande, per cui ogni volta che servirà Bobby Fish, loro cacceranno fuori la grana e Bobby Fish arriverà e farà i suoi... Infatti l'hanno marcato come Isole Elite, anche se è un contratto un po' diverso, però hanno marcato come Isole Elite, quindi esatto, vuol dire esatto. Che l'esclusiva ce l'ha la All Elite, il concetto è quello. No, non è, no, proprio questo qui, non è in esclusiva, ma ha la precedenza. L'esclusiva nel senso come precedenza, se c'è come la precedenza data, sì. La All Elite dice se vuole non fa partecipare. Certo, perché... certo. Sì, ma è una di quelle cose che succede con tanti, eh? Tipo Jay Janella dice, io non ci sono questa data, lo anticipa la All Elite, costruisce in base a quando lui c'è. Uguale sarà per Bobby Fish, quelle cose molto, molto... Bobby Fish è di quelli che comunque sarà molto dietro le quinte, tra, non dico come allenatore, per carità, però comunque il suo lavoro più o meno, anche perché... per il fisico ormai abbastanza logoro che ha e per l'età e tutto, lo chiami solo per quel motivo, al di là che avrà un'amicizia con almeno tre quarti di roster, non indifferente. Altro che la sua parte migliore di carriera a livello proprio di prestazioni e così via, l'ha fatta insieme a tutta quella cerchia lì dell'Elite. Quell'Elite, e in più lui ha toccato anche Punk e Danielson, magari era all'inizio eccetera, però ha toccato anche loro. Quindi... Sì. Assolutamente, qui fioccano battute che ora devono smettere perché altrimenti io potrei anche ridere e non, però, e non è bello. Però bisogna vedere se invece l'ha detto veramente. Non lo so. Allora, intanto io ho apprezzato il match. In realtà, il match è stato buono perché ha mostrato tutta una parte tecnica di Sammy Guevara che normalmente non vediamo così accentuata. Molte volte noi vediamo Sammy Guevara lavorare molto per spot. Mm-hmm. E invece in questo caso c'è stata una linearità nel confronto che devo dire mi è piaciuta tanto. Ho apprezzato in generale il fatto che abbiano messo su una contesa che poteva essere anche molto diversa, poteva essere molto più indie come stile, mentre invece sono riuscito a farla molto televisiva e in cui hanno raccontato una buona storia, per cui io sono rimasto abbastanza soddisfatto del match. Sono certo che Sammy Guevara abbia bisogno di un po' di tempo per capire che lui adesso ha la cintura e la All Elite avrà bisogno di capire che tipo di avversario dargli per fare in modo di fargli dare il massimo, ma è stato un buon inizio, sperando che sia un trampolino per il futuro e non soltanto una cosa che è venuta bene ma che rimane lì. Tu cosa ne pensi, Fabri? No, sì, anche tra l'altro Fish ha detto che comunque non è finita qua, quindi ci sta che magari provino a rifare anche un altro incontro, poi vediamo se dalle parole passeranno i fatti. No, beh, l'incontro è riuscito comunque, poi Bobby Fish lo sappiamo che è bravo, ci mancherebbe ancora il Sammy Guevara. Ecco, forse era un avversario adatto per Sammy Guevara, perché appunto, come dicevi te, l'ha un po' messo di fronte a uno tecnico e lui si è dovuto, cioè, ha cercato di cavarsela contro uno tecnico e c'è comunque riuscito, quindi piano piano il suo percorso di maturazione o magari è già stato raggiunto, perché poi bisogna vedere, noi non l'abbiamo ancora visto contro effettivamente magari per un titolo, parlo che sia l'Omega di turno eccetera, a pieno regime, quindi magari il suo percorso di maturazione è anche già arrivato, lo scopriremo quello che succede dopo. Però è che arrivano l'America's Top Team. E allora Fabri, succede che arrivano loro, arriva Paige Van Zandt, arrivano Santos, personaggi che io credo che siano conosciuti da tutti. Io credo, tu li conosci, no? Sì, ora, ieri è vero, c'erano due che sono un po' più sconosciuti. Però, vado a recuperarvi i nomi, perché proprio la Van Zandt li aveva messi così almeno... La Van Zandt che ha pubblicato anche il selfie che si è fatta sul ring, quindi... è proprio lì che ha messo i nomi. Era... Ecco. Uno era Dalton Hercules Rosta, che ha un record in Bellator di 5-0, quindi ancora fresco, ma si vedeva che era uno giovane. E l'altro invece, questo è Los Santos, no, l'altro invece non ha un nome. Non avendo Instagram non l'ha potuto taggare. Quindi. Ok. Quindi arrivano.
c'è anche Adam Lambert, c'è anche Scorpio Sky. Qualcuno forse ha notato che mancava Ethan Page. È diventato papà per la seconda volta. Non c'era perché, che, ovviamente... Che comunque nel momento di cecità, che, visto che noi siamo una mente di quelli che guardavamo, di tutti praticamente accecati, continuava a dire, ma forse è quello che sta picchiando e non c'entrava un cazzo. Stava niente. Nulla, 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 sì. Nulla. Erano le 2:30 di notte. Cioè, ragazzi, con calma. Niente, quindi succede quindi questo run-in. Ovviamente arriva a salvare capra e cavoli l'Inner Circle. Facile, no? Semplice. Parte la musica dell'Inner Circle, la musica va avanti, Adam Lambert prende il microfono e dice aspettatela con questa musica di merda, vaffanculo, fa il suo promo, la musica la tagliano. Il pubblico continua a cantare, mi ha dato di traverso la saliva mentre parlavo. Era una brava persona, comunque. Sono morto, ma... Dicevo, il pubblico continua a cantare, lui fa il promo, ed è uno slancio della Madonna per Chris Jericho, il quale 9 su 10 non doveva parlare, si fa passare in fretta e furia il microfono, ed è grandissimo oratore, prende il microfono e aggiunge, io non ti ho sentito perché il pubblico gridava. E ovviamente si prende un pop della Madonna solo per aver detto una cosa banalissima che non era pianificata e il 95% dei lottatori non avrebbe fatto arrivare il microfono per dirla. Ma lui è Chris Jericho, non a caso è il demogod, non a caso quello che sa come gira veramente il business, come far girare veramente il business. È ineccepibile quello che ha fatto, ineccepibile. Tanto il primo microfono non si sentiva. Esatto, eppure io ho letto su Twitter un commento che mi ha fatto esplodere. Questa, se non ci fosse la WWE, sarebbe per il Nord America la peggior faida dell'anno. Io non sono d'accordo. Tu, Fabri? No, perché comunque stanno elevando lo stesso Scorpio Sky e Ethan Page. E quindi quello che doveva essere fatto di... alla fin fine il succo è quello. Lambert serve per Ethan Page e Sky. Se poi la vogliamo vedere dal punto di vista dei lottatori di MMA, ok, non è detto che su un ring di wrestling ci sappiano stare. Però, cioè, vi ricordiamo che è gente dell'MMA, almeno le basi della lotta libera ce l'hanno, quindi che non sappiano stare su un ring, se eventualmente li metti su un ring. Faccio seria fatica a pensarlo, cioè, è gente che lotta a tutto tondo, poi certo c'è quello più bravo a terra, piuttosto che quello bravo in piedi, eccetera. Però comunque non farei molta fatica, e infatti... Il primo incontro lo fa uno come Dos Santos, che è uno che comunque ha esperienza, tanti anni che lotta, sa cosa deve fare. Quando abbiamo visto il primo vero colpo che hanno dato loro, l'ha dato Masvidal, di fatto. Cioè, comunque vai a cercare quelli più esperti per fare queste cose, già comunque, mettiamola così, già scafati, anche se magari non hanno mai fatto wrestling. Noi non abbiamo mai visti sul ring, ma, ripeto, gli allenamenti li hanno fatti per forza di wrestling, lotta libera perlomeno. Ci sta anche che abbiamo fatto degli incontri di wrestling, cioè non lo possiamo sapere nelle palestre, cioè tutto quello che hanno. Ma soprattutto io continuerò a dire, ma che cazzo di presenza scenica ha Paige VanZant, ma che la mettano sotto contratto per davvero. Eh sì, dovrebbero pensarci. Probabilmente lei non guadagnerebbe la stessa cifra. Sì, sicuramente, ma ruba la scena in maniera impressionante. Sa rubare la scena, ma non l'avrei mai fatta così. È anche molto bella. Questo certo, aiuta tantissimo certo. Poi ad avere confidenza, no, nel suo modo di fare, però. Allora, 1.053.000 persone di media, la peggiore dal primo settembre, e ha fatto solo 0.37 di ratings, 18.49. Poi è quasi un po', no, vabbè. Poco meno, non è proprio la metà, però più o meno 1.053.000, 480.000. La metà sarebbe 900, è la metà di 960.000, però non è che ci sia molto.
Sì, ma va bene, cioè nel senso, va benissimo. Se l'AEW riesce a stare sopra al milione tutte le settimane, dovete stare assolutamente contenti. A parte il fatto che probabilmente la prossima settimana, dato che questa settimana è stata bella, mentre la settimana scorsa ha scricchiolato un po', questa settimana è stata bella, la settimana prossima probabilmente ci sarà qualcosa di più. Vedremo, vedremo. Ma chi se ne frega poi del dato in quanto tale, sta andando bene la AEW e penso che nessuno si aspettasse un risultato del genere. Va bene così. In due anni l'AEW ha dimostrato di poter portare il suo prodotto stabilmente sopra il milione. Se fra due settimane fanno 930.000, è stabilmente sopra il milione, cioè i numeri con calma, e quindi ottimo risultato ancora una volta, bravissimi. Ma noi andiamo avanti, direi che questa parte la possiamo tranquillamente saltare, perché a proposito di televisioni, Fabrizio, è stato annunciato che ci sarà un torneo per l'assegnazione del titolo femminile secondario chiamato TBS Title, TBS Championship, e sarà ovviamente femminile, sì, ma ad appannaggio della prodo di Dynamite su TBS nel gennaio del 2022. Il titolo è uguale al TNT, però sì, la scritta TBS, però scritto TBS. TBS. Sì. È più brutto. Il logo TBS è più brutto, poi ha messo l'azzurro sotto al posto del rosso. Quindi l'azzurro dà fastidio a molti perché è da maschi. Ma male, doveva mettere il rosa. Sì. Che sono problemi quelli, quelli sono problemi. Sì, perché per le donne è rosa. Progressisti, ma vabbè. Sì, sì. Però, no, vabbè, era una cosa che era molto, ma molto più nell'aria, molto nell'aria. Ormai era già stato detto praticamente che ci sarebbe stato questo titolo. E come avevamo già detto, previsione nostra così, molto probabilmente a Dynamite verrà difeso il titolo TBS, il titolo TNT verrà difeso a Rampage poi, da gennaio in poi, vedremo se sarà così o no, anche se comunque è lo stesso canale, quindi non è che c'è da dire. Sì. Assolutamente sì. Si sapeva da un po' di tempo che sarebbe arrivato e qui Roberto cita nei commenti il giornalista con cui abbiamo chiacchierato, ma in realtà ne avevano già parlato altri prima di lui, decisamente. Probabilmente sono quelle cose che escono perché sì, le fanno uscire per tanto, probabilmente ha fatto trapelare qualcosa. Ma tu hai il controllo di una notizia e... Era assurdo, può essere stato anche Tony Khan stesso che ha detto sì, ditela pure, non è un problema. Cioè, non sì, è che sì, ha dato la notizia... Meglio il blu che la farfalla rosa, ricordando il Divas Title terrificante. Vabbè, ma il discorso dei colori è soltanto, ognuno ha la propria preferenza. Se a te piace l'azzurro piuttosto che il blu, c'è il discorso di dire rosa perché è femminile. Poi la cintura è bella o brutta, quella sono gusti personali, ci mancherebbero. No, io a me non piace molto il TNT, non mi piace molto il TBS, proprio come linea, però il TNT ormai l'ho apprezzato un po' in più. TNT non mi dispiace, è che il TBS è messo, il TNT perlomeno ho scritto TNT in maiuscolo, questo è in minuscolo, in corsivo, in minuscolo. È proprio così il logo vecchio, è vecchio il mio logo. Sì, dovrebbero... e quindi suona un po'... Fosse stata qua minuscola, dici vabbè, è uguale, metti TBS al posto TNT, ma così minuscola, corsivo. Anche qua, attenzione, sarà un torneo e tutto le ragazze del roster hanno cominciato a dire io voglio partecipare, io parteciperò, io ci sarò, anche su Twitter quelle che non sono apparse, che non ne hanno parlato in puntata, che Thunder Rosa per esempio l'hanno lasciato un mini promo da fare durante la puntata, mentre invece al momento c'è 4 annunciate, c'è Thunder Rosa, Jade Cargill, lì come si chiama Blue Sky e Sky Blue, come si chiama, e l'altra, la quarta, chi è più? Io ho visto che una che si è candidata è per esempio come si chiama? Big Suo, che ha detto It's Gold, insomma, lo vuole Ruby perché Soul, la quarta, bravo Draco, la più famosa. Ruby Soul, esatto.
È bellissimo, infatti. That Beat Show sarebbe fantastico. Infatti, non è così improbabile che sarà lei a vincerlo. E pensate che questa cosa del titolo TBS possa portare la federazione ad un brand split in futuro? No. No, massimo brand split delle cinture, una di fermo a Dynamite e l'altra Rampage. Non... Ma basta. Io penso che questa cosa rappresenti tanto il desiderio di agganciare ancora di più il prodotto a Warner Media. Io penso che sia più questo il punto. Potevano fare altre cose, hanno scelto di fare il titolo TBS, probabilmente in combutta, prendete questa parola, con il network che gli ha detto: abbiamo fatto il titolo TNT, è servito, è piaciuto a noi, a voi, per la pubblicità, perché poi noi molti dati che loro conoscono non li conosciamo. Facciamo anche il titolo TBS, dato che c'è un cambio di programma, un cambio di rete del programma. E io credo che sia stata una scelta comunque molto ponderata insieme a chi sponsorizza la maggior parte dei soldi che servono a Dynamite per andare avanti. Va bene così. No, è che siamo sempre lì, però, visto che adesso c'è una cintura in più per le donne, questo lo vedremo, speriamo che serva per anche più che altro per mettere delle storyline, perché comunque adesso le lottatrici abbiamo visto che ci sono, eccetera, è un peccato che ci siano pochissime storyline. Al momento di fatto non c'è, Britt Baker non ha storyline. Vabbè, appena fatto l'incontro con Ruby Soho, si stanno un pochettino prendendo ancora con Ruby Soho, però... In realtà le storyline ci sono, ma solo che sembrano tutte minori, concluse. Sono tutte minori. Sono troppo minori. Non, tutte minori, sì. Non ce n'è una che dici, vabbè, che, ecco, ora vediamo se parte effettivamente Shida Deb. Se parte quella, allora è comunque una faida tra due importanti, sai che se una delle due vince è facile che poi possa andare per il titolo, comunque è sempre lì, allora già sarebbe mettere una faida del genere proprio come faida, però non soltanto contro così. Certo. Questa è una domanda molto interessante. Quindi la cintura entra in vigore a gennaio o già da subito? Non lo so. Cintura a gennaio? Non sappiamo però se il torneo comincia prima. Non lo so. Non si Io sa. Penso che la cintura devono essere su TBS, quindi quello, perlomeno la finale la faranno lì. Sì. Non è da escludere che anche il torneo cominci a gennaio, però. Ma non credo, forse lo comincia prima. Forse comincia prima. La finale poi sarà il 5 gennaio. Poi vediamo che tipo di torneo sarà, perché ad ora stiamo parlando di una cosa, ma non la conosciamo molto bene, potrebbe essere un torneo round robin, tipo il Climax, con meno persone, come hanno fatto con l'N1 Victory della NOAH. Oppure un torneo che parte dagli ottavi di finale al posto dei quarti per avere più incontri, così. Sì, è tutto in divenire, lo scopriremo e sono contento però che ci sia ancora movimento all'interno della parte femminile del roster. Geniale il promo di Baker, dice Giulio, far dire alla propria campionessa quello che chiunque poteva pensare, cioè è un titolo minore, perfetto per non renderlo un titolo minore. Però attenzione, però il primo campione TNT è stato Cody Rhodes, la prima campionessa TBS sarà una di quelle importanti, eh? Per quello che non credo a Jade Cardi, 9 su 10 è una di quelle importanti. Per loro allora è una importante. Non ancora, per loro capendo, è una importante. Ma stanno capendo che agli occhi del pubblico non è per niente una importante. Il problema Occhio. È quello. Da qua a gennaio è troppo presto per Occhio. Io ti dico solo occhio. Anche se, dico molto onestamente, se devo puntare su qualcuna al momento attualmente, io andrei con Thunder Rosa. Devi mettere una di quelle lì, appunto, Thunder Rosa, o se non vuoi puntare su quelle, diciamo, bravissime, lo dai tipo la Statlander. Sì, beh, quello sì, quello ci può stare. È importante che non lo diano a Big Swole. Io lo dico, non mi piace. No, Nyla Rose, Jade Cargill, Big Swole, Red Velvet, un giro di gente, Jade Cargill purtroppo qualche possibilità ce l'ha, però un giro di gente che al momento non devono avere quella cintura. Questo è interessante che dice Draco, poi passiamo, sì, cambiamo argomento. Anch'io. No, ma il parallelismo, prima campionessa su TNT, prima campionessa del titolo femminile, prima campionessa TBS, sarebbe comunque femminile, la prima puntata di Dynamite sul nuovo canale, ci può stare, è una cosa che può succedere. Io, Fabri, Darby Allin contro Komoroto,
ok, abbiamo visto l'incontro, c'è stato l'incontro, 5 minuti, 6, una cosa del genere, 7, quanto è durato? 3. 3, sono sembrati veramente miliardi di minuti. Va bene, Darby Allin ha battuto Comoroto, un Comoroto fisicamente importante che fa difficoltà a prendere, sollevare anche a volte Darby Allin e a cadere alla coffin drop, cioè tutto fatto molto bene, non credibile. Comoroto non mi piace. No, per niente. Non credo minimamente in questo momento a questo Comoroto. Ma anche perché appunto sei contro Darby Allin, cazzo, mi devi far vedere che sei il triplo di lui e che lo prendi, lo sballotti da una parte all'altra. Invece sembrava facesse fatica per davvero. Sì, non è venuto un ottimo match. Facesse fatica non sul lottato, è sul piano della forza, non sto parlando sul lottato, proprio sul piano prettamente della forza. Ed è nettamente il peggior incontro della serata, ma proprio per distacco. Mm-hmm. E soprattutto è un incontro che, come sempre vi dico, quando c'è un incontro così, buttato un po' a cazzo, serve per dopo. Sì, a parte che comunque è stata una puntata Darby Allin centrica. Sì, giusto, da un certo punto di vista sì, ma va anche bene così. Compreso l'incontro, ovviamente. Per assolutamente, assolutamente. E quindi è così che funziona. Due segmenti e poi si succedono a questo che abbiamo visto. Due segmenti che sono sul ring, quindi davanti a tutti, e che presentano sostanzialmente delle opportunità. Buone opportunità, peraltro. Dante Martin, intervistato, dice: voglio trovare un avversario perché sto mettendo in difficoltà tutti nel roster. Si è dimenticato di dire però le ho perse tutte. Sto mettendo in difficoltà tutti, quindi voglio un avversario. E esce Aleister Black. No, vabbè. Malakai Black, dai, chiamiamolo con il nome giusto, una svista. Esce Malakai Black, il quale ovviamente gli dà un calcio e la chiude lì adesso, ma il quale potrebbe fare veramente un gran match contro Dante Martin. Gliel'ha detto che voleva una sfida, allora c'è lui. Quindi, no, ma al di là del calcio, cioè, nel senso, quel calcio lì capisco il segmento. Ma io adesso non vedo l'ora di vederli sul ring. No, rischia, mi auguro, di essere un bel incontro. Tutto dipende, non tanto da Malakai Black, ovviamente, tutto dipende da Dante Martin. Sì. Sappiamo che sa fare i voli, sappiamo che è bravo, scatta, eccetera, però deve adesso, nonostante sia giovanissimo, quindi per carità, però deve dimostrare che non sa fare gli incontri solo di voli, eccetera. Solo che con Malakai Black sarà così, perché Malakai Black si adatta, il problema è questo. Malakai Black penso che sia uno dei migliori performer che esistono sulla piazza oggi, e se decidessero di fare un match di spot, si fa un match di spot, io mi auguro che decidano di fare un match più concentrato su quello che è il progresso. Io Dante Martin, ripeto, è giovane, quindi ci mancherebbe. Però Dante Martin adesso lo voglio vedere non nel suo campo, però. Appunto. Devi farmelo vedere non nel suo campo, perché secondo me non lo faranno, cioè, o quindi gli faranno fare gli spot, perché aspettano che torni suo fratello ed è il discorso del tag team. Quindi poi il Top Flight è comunque una coppia, il nome è per Top Flight, quello è. Quindi terranno a quello. E quindi sarà un discorso che tireranno più avanti, perché quando ritorna il fratello Dante Martin ce lo ritroviamo solo in coppia e basta. Sì. È molto molto probabile, anche se io mi chiedo quanto cazzo ci sarà di divario tra i due. Ma è un peccato, perché prima non c'era divario. E io spero che non ci sia, mi auguro che la riabilitazione sia andata benissimo, perché non c'era divario prima tra i due. E quindi era bello questo fatto, proprio esperienza in ring, che è un'altra cosa rispetto a saper lottare, fare esperienza in ring. Tra l'altro lo mandi contro Malakai Black, però questa l'esperienza si fa ancora. Sì, si è fatto anche contro Omega, per dire, anche se non è fatto singolarmente. Però se, come si dice, se la riabilitazione, l'operazione, lui cos'era, caviglia, se non sbaglio, ginocchio, caviglia, è andato tutto bene, tutto a posto, tanto che sia rimasto com'era, e anche come mosse, nessun problema, quindi avrebbe le mosse del fratello, e poi piano piano prende esperienza anche lui con gli altri incontri che faranno Dante's Inferno. Sì.
E sono tanti bei match che vedo che stanno scrivendo, no? Io voglio Malakai contro Punk, sarebbe un gran match sicuramente. Archer contro Black sarebbe un altro gran match, sono decisamente sicuro. Io mi chiedo contro chi può far male Malakai Black. No, pochi, però ora dopo la pratica, diciamo, Dante Martin nel 9 su 10 uscirà fuori il vero avversario di Malakai Black, che lo porterà a Fulghia. Vado a immaginare, vediamo poi chi possa essere. È che attaccato a Dante Martin, di fatto c'hai tutti i face del roster, perché non è attaccato, non è che ne so, appunto con Jurassic Express, Christian Cage, quindi dici magari Malakai Black, ora che ho letto Cage, contro Christian Cage. Tra l'altro, Cage, ce ne sono due e vanno bene tutti e due contro Malakai sì, Black. Sì, andrebbe. Anche se devo ammettere che è un periodo che Brian Cage è meglio che non perda, ecco. Con Malakai Black temo che devi far vincere Malakai Black in questo momento, quindi a Cage è meglio dare una o due faide che se le vinca. E però Malakai Black hai veramente tanta scelta, i Punk stesso, perché Punk di fatto è fermo come avversario al di là dell'incontro che può avere a Rampage. E bel match, sono sicuro. Sulla carta un gran bel incontro gli puoi dare, però gli sarebbe un heel contro heel, prima abbiamo parlato di quello, gli puoi dare anche tendenzialmente Cole, non glielo dai perché è un discorso ovviamente dei heel contro heel. I due Cage, come abbiamo detto, o un Miro che esce fuori, che Miro però, per turnare face Black, per Miro non c'è niente. Malakai Black non lo citerei esattamente come heel, in questo momento soprattutto, che poi ha picchiato anche l'uomo più discusso, con i promo più ne parliamo tra poco. Io speravo avessi dimenticato due momenti. No, ci saranno tutte e due. Ricky Starks poi arriva sul ring e dice: sono il campione FTW e di qua e di là. Di solito giù torna finalmente Brian Cage, il quale aveva postato proprio in giornata una foto in cui non so con chi l'avevo condiviso, ho detto: mi pare che l'infortunio sia passato. Era tipo gonfio, che sembrava veramente per esplodere. Era proprio una scemata, doveva stare fermo due o tre settimane, non di più. Meno male davvero. Quindi, mamma mia, che roba. Spero che facciano questo match risolutivo e che Starks a questo punto vinca, stavolta. E poi per Cage si apra quello che dicevi tu, no? Queste due o tre faide di vittorie che possono portare di nuovo Linfa, un personaggio che in realtà poi è un main eventer, a tutti gli effetti. Io lo farei ripartire anche, a parte che lo stiamo dando un pasto un po' troppa gente, però visto come io lo farei ripartire anche da uno come Moxley. Ma sai cos'è? È troppo malleabile lui, ti viene proprio voglia di mandarlo con chiunque, perché sappiamo che sa lottare con chiunque, cioè Brian Cage è veramente... Ora che Miro non ha il titolo, adesso farei Miro Cage, perché non ha il titolo Miro, quindi non è Moxley stesso, che Moxley però abbiamo detto anche sempre contro Miro, cioè Cage, Malakai Black però ripeto dovrebbe vincere la fight, poi magari ci va e fa vincere Cage, quello non possiamo sapere, non è una scelta nostra. Non ha senso, ecco, a Cage adesso non ha senso mandarlo contro un altro giovane, gli è dato Starks fino adesso di fatto, e Hobbs, cioè non lo puoi mandare contro un Jungle Boy piuttosto che un Guevara stesso, cioè non ha senso. Darby Allin gli hai già dato, cioè adesso per Cage, a prescindere poi che perdono contro Ricky Starks, gli serve un altro avversario, uno d'esperienza, e che vinca anche l'Archer di turno, è per dire, perché tanto è sempre lì, però datevi una faida un po' più consistente per lui. Ecco, Archer ha un personaggio per cui, anche se mi va a perdere delle faide, riesce a restare per il pubblico sempre molto over, quindi lui è sempre utilizzabile per questo genere di cose, oltre ad essere una persona veramente brava e disponibile, perché Lance Archer è veramente un pezzo di pane, in più c'è anche il discorso che non perde mai appeal con il pubblico. No, ma anche perché poi la bellezza di Cage, che infatti vedete che poi comunque è sempre tifato dal pubblico, è che nonostante sia grosso, ovviamente, non è proprio un power man nello stile non di lotta. Solo. E quindi, cioè, può veramente fare quello, cioè, gli puoi mettere chiunque, lui è uno dei pochi che mi ricordo, soprattutto di quelli grossi, lui si trova bene con tutti, non è un problema. Quindi, cazzo, mandagli chi vuoi, ma mandagli uno però finalmente che possa far vedere chi è Cage.
E abbiamo tutti voglia di vedere questa cosa. E Cage, nonostante non sia mai stato in federazioni grosse, è sempre stato uno molto amato dal pubblico. Questa senza fare niente poi di fatto, sempre stato molto amato, quindi meriterebbe qualcosina di più. Io Fabri sto tenendo da parte, io prima del main event porto tutte e due i momenti cringe insieme, ti va? Culo. Non hai detto, vabbè, non è proprio un momento cringe, però non hai parlato nemmeno di CM Punk. No, ne parliamo adesso. Ne vuoi parlare? Sì, perché prima ho accennato. CM Punk è uscito, ha fatto il suo solito promo. Quando dico solito promo, ragazzi, sono promo che servono questi, eh? Stiamo parlando di un CM Punk che deve capire se effettivamente sta ottenendo quello che pare stia ottenendo. Al momento c'è. Ieri ha fatto un promo molto legato a una città alla quale è legato ed è stato efficacissimo e soprattutto ha puntato il dito verso un altro giovane contro il quale fa tra l'altro andate a vedere il Twitter di Daniel Garcia e guardatevi che cazzo di match si fa in questa settimana, perché ha 4 giorni consecutivi 4 match uno più bello dell'altro, cioè avrà CM Punk, avrà Minoru Suzuki, cioè, ragazzi è una roba. È un lottatore che merita quello spazio lì e sta facendo bene. È bravo. Lui è bravo, vero? Cioè, andatevi a recuperare qualche suo incontro, anche per me. Parliamo di un di 23 anni, poi non è che parliamo di... Ma è bravo, vero? Grazie, e poi... Devono limargli delle cose più che altro sul extra, non tanto in ring. Per poi con i tecnici, lo sai, cioè sono quelli, poi sì, migliorano, però comunque... Devono migliorare più che altro l'aspetto extra ring per lui, però lui è bravo sul ring. Bravo. Sì, no, lui è molto, molto bravo. Mi è piaciuto molto come ha gestito poi il suo personaggio, perché non mi ricordo se è Dark o Dark Elevation, li ho visti vicini, quindi li confondo. Anche perso un po' la bussola, aveva questo incontro da fare, ha continuato a colpire l'avversario nonostante questo avesse ceduto. Ha tenuto la mossa di sottomissione, sono dovuti arrivare i due point a slegarlo da lì, quindi sai sì, ma è abbastanza caso sto Garcia e adoro Punk, ma quasi tutte lo diciamo sempre, quasi tutte le card sono a caso degli show settimanali, ma è normale. O stai costruendo una faida o stai facendo dei match, e i match servono a tante cose diverse. Voi pensate a questo Garcia che va contro CM Punk, si fa il match della Madonna e voi ve lo siete portato a casa, e la prossima volta che vi dicono che c'è Daniel Garcia che lotta contro qualcuno dite: ah, quello che ha lottato contro CM Punk in quel modo lì. E io continuo a ripetervelo e ve lo dirò sempre: noi siamo persone diverse rispetto alla massa. Noi andiamo, facciamo approfondimento, voi siete qui che ci ascoltate, noi siamo qui che cerchiamo di parlare, di raccontarvi un po' di cose. La maggior parte delle persone guarda la televisione e si risintonizza la volta dopo. Non fa un minimo di ricerca. Perché se 1 milione di persone che guardano Dynamite fossero lo stesso numero di persone che guardano Dark Elevation, e parlo solo degli Stati Uniti, queste robe sono per tutto il mondo, quindi in teoria... Dark Elevation, i podcast, tutto quello che fa l'Orelite dovrebbe avere milioni di visualizzazioni, ok? Non li ha. Perché? Perché sono pochi quelli che vanno ad approfondire veramente. Quindi immaginate, mettetevi gli occhi di chi non segue e non approfondisce, vede Garcia trattato nella faida precedente, sempre in modo per lanciare un'altra faida, questa volta va contro CM Punk, magari fa il meccione. La volta dopo che queste persone vedono Daniel Garcia pensano: questo qui è uno forte. E il lavoro di CM Punk è far credere alle persone che non lo sanno, che non faranno approfondimento, che Daniel Garcia è forte. Se ce la fa, lui, Daniel Garcia, ha conquistato tutta quella massa che non avrebbe potuto conquistare nonostante lui sia già così. Noi lo sappiamo già che è così. È che Daniel Garcia ha quel difetto, si fa per dire, perché è una cosa che credo che siamo passati tutti per un discorso di età.
per i più, mettiamo più piccoli, forse sotto i 15-16 anni, i tecnici stonano sempre, perché dici che palle hanno... Poi invece sono quelli che apprezzi quando cresci. Non, quindi può essere che Daniel Garcia non vada giù a una parte di pubblico, la più piccola molto probabilmente, però. Anche chi non è abituato a vedere un certo tipo di wrestling, Sì. I tecnici, infatti, è difficile che i tecnici siano amati dai ragazzini, è molto difficile, ma proprio sono rarissimi i casi. Ma io stesso, cioè io quando ero piccolino vedevo Tito Santana, mi rompevo letteralmente i coglioni. L'avevo rivisto anni dopo, dico, ero rincoglionito. Ma lì è proprio un discorso di età. No, lì è proprio un discorso che ero rincoglionito. No, beh. E sono tuttora, cioè, è quello che non si capisce. Beh. Io devo fare coming out in questo momento, sono a metà di ciò che si è visto per ora del Climax, e gli incontri che sta facendo Zack Sabre Jr. in questo momento, che io detestavo abbastanza, mi stanno piacendo tanto. Li sto valutando molto alti, molto elevati, intanto perché lui ha preso un indirizzo tecnico molto molto più concreto rispetto a prima. È vero, molto più concreto rispetto a prima. Prima era molto ti giro intorno a tutto il corpo, adesso invece si focalizza, e per esempio contro Shingo ha fatto un match molto focalizzato sul braccio e ha chiuso sul braccio il campione con una mossa di sottomissione fatta praticamente al volo, che dopo le tante mosse di sottomissione fatte Shingo appena è stato preso in questa morsa ha ceduto, e il match è stato tutto costruito per far cedere su quel punto lì del corpo di Shingo, cosa che prima non faceva Zack Sabre. Daniel Garcia già lo fa, c'è poco da fare. Bisogna vedere, perché Zack Sabre, se te vai a vederti i Sabre contro Spray della Revolution, della Pro Revolution, e lo faceva, secondo me è proprio una cosa di New Japan, cioè nel senso l'ha impostato così, al momento te fai vedere che sei uno dei più tecnici al mondo e ok, poi quando decidiamo di dare il colpo d'acceleratore su di te fai vedere, perché lui comunque io vedevo i suoi incontri contro Spray e cazzo, e lui faceva comunque, lui è cresciuto fisicamente in Giappone, finché non cresci fisicamente non ti calcolano mai, certo, però comunque può essere che sia stata proprio una cosa dovuta a... ok, fai vedere che sei tecnico, cioè fai tutte le mosse che conosci, molto probabilmente gli avranno detto così, te fai vedere tutte le mosse che conosci. Comunque io l'ho un po' mollata nel New Japan, lo sto riguardando adesso molto bene con il Climax, ma ho fatto un periodo a guardare soltanto quando c'era Shingo praticamente, che era l'unica cosa che mi interessava veramente tanto, e quindi non ho visto il passaggio com'è stato, però può darsi che gli abbia fatto bene lavorare in coppia, e che è stato insomma l'elemento, è stato campione di coppia un po'. Per carità, c'è il Climax, ora tra l'altro tra virgolette lo sta vincendo, non finirà così, però comunque tra virgolette lo sta vincendo, e però comunque è un Suzuki Gun. Sì. E no, vabbè, ma adesso la Forbidden Door lascia stare per un attimo. No, per 10 minuti, però Suzuki Gun. Però potrebbe fare lui contro Bryan Danielson, perché c'è un premio che si chiama il premio Bryan Danielson, in realtà, che è per il lottatore più tecnico, che per tipo 9 anni consecutivi l'aveva vinto Bryan Danielson, appunto. Poi a un certo punto ha cominciato a vincerlo Zack Sabre, perché Bryan Danielson non lottava più, lottava meno, e poi non lottava più, e quindi il premio Bryan Danielson sta prendendo Zack Sabre Jr. da anni, tipo 7 anni consecutivi l'ha preso. Uno contro l'altro per... No, eh? A proposito di gente tecnica, Bret Hart, l'hanno premiato come Walk of Fame in Canada, ed è stato il primo wrestler a essere premiato. Bret Hart in Canada è altro che adorato, e gli è andato come premio questo Walk of Fame, che è un premio per gli sportivi canadesi importantissimo, ed è stato il primo lottatore. Lui ha detto nel discorso, ha detto che spera che ce ne siano altri di lottatori, fa piacere essere il primo, ma spera che poi ce ne siano altri in futuro, e quindi niente, dicono che sia un riconoscimento più importante del Canada per gli sportivi, quindi. Speriamo che ci sia spazio anche per altri lottatori. Hikaru Shida contro Serena Deeb, ora lo dico, per me è stato l'incontro della serata. Posso dire un'altra cosa?
Il minutaggio ovviamente è stato scarso, tra virgolette, poteva essere, però ovviamente non è. Molto ovviamente è stato l'incontro femminile più bello della vita. Dagli pochi minuti di più e questo ti diventa il match migliore in assoluto dell'Olelitto femminile. Secondo me siamo all'inizio di una faida. Sì, per come è finito per forza, per come è finito per forza, anche perché non può. Però devo dire una cosa, io sono stato pulito, comunque ha perso pulito. Io sono stato zitto, però quando hanno cominciato a parlare del 50° incontro della Civile, lì si capiva purtroppo. Lì più o meno. Lì quando hanno portato il premio. Ma c'è una cosa più stupida, più sfigata, che portare il premio prima che questo premio... Cioè, non sei mai vinto. Di solito tu vinci e poi la volta dopo ti danno il premio. No, l'hanno portato prima. Sfiga di legno, ispettore Callaghan, cioè, dai. Comunque, per tutti questi mesi che vi ha fatto, non si è vista Dynamite, quanto cazzo è brava Hikaru Shida, e quanto cazzo è brava anche Serena Deeb. Ma Hikaru Shida, cazzo, sì, ma... Sì. Cioè, è come dicevamo sempre... Al momento la gente avrà il titolo, ma c'hai sempre nella spalla Hikaru Shida, che sai che è più forte delle altre. Quindi prima credo che Ricky non sia tanto amante di Hikaru Shida, perché ha goduto un sacco che abbia vinto Serena, ma soprattutto quando le ha tirato il premio in testa. Di qua ne parliamo le prossime settimane. Vediamo, ridi. No, beh, io le adoro tutte e due, però Shida io credo di avere proprio un amore infinito per lei. Dal punto di vista del lottato, credo che la stiano veramente sfruttando troppo poco. È molto più brava di così, c'è tanto lavoro che potrebbero farle fare ancora. Purtroppo non hanno ancora ingranato benissimo Hikaru Shida e mi spiace perché, come dice anche Marco di Calle Joshi, che è un blog che parla interamente di Joshi, molto interessante, con il quale collaboriamo anche per un Lariatto al giorno, il problema è che purtroppo anche in All Elite, questo è vero, in parte è vero, molte volte perché è giapponese allora fa le cose da giapponese, ma in realtà Hikaru Shida ha molto di più da dare, molto di più. E ora, peraltro, che sa parlare benissimo inglese, potrebbe diventare veramente quella cosa che... Perché l'ultimo promo che ha fatto in inglese, ragazzi, molto buono, cioè i giapponesi non parlano bene inglese, ma minimamente. È stata molto brava, si è applicata tanto per imparare in un certo modo e bene così. E non vedo l'ora di vedere questa faida che cresce, perché loro al di fuori di tutto, al di fuori di qualsiasi cintura, possono riempire la mia attenzione semplicemente perché le chiamano e dicono queste due andranno contro una contro l'altra. Cioè diventerebbe comunque, facciamo che... Eddie, hai toccato un tasto veramente... Non farò questo ragionamento oggi. Non sono d'accordo che Asuka e Yoshirai dovrebbero imparare da lei. Non sono d'accordo. Sono però... ho abbastanza chiaro in testa chi, secondo me, è la più forte giapponese. E ti posso dire che la più forte giapponese al momento è comunque la più forte del mondo. E ti posso dire senza nessun problema che qualsiasi giapponese di quelle veramente forti si mangiano in testa qualsiasi altra lottatrice. Ricordo di aver visto recentemente che nel 2017 hanno fatto un match Yoshirai e Deonna Purrazzo, che oggi è considerato sto cazzo di fenomeno, io non sono d'accordo, comunque è considerato il cazzo di fenomeno. Deonna Purrazzo non è riuscita a muoversi contro Yoshirai. E Yoshirai negli Stati Uniti lotta con due freni a mano tirati. Quindi Giappone, però non dovrebbero fare solo le cose da giapponese. Ah, lei è giapponese, quindi sarà brava. Mostriamo quello che sanno fare veramente. Con Shida sicuramente c'è tantissima roba che deve essere ancora tirata fuori. Ne sono certo. E lei ha un contratto lungo ancora, se non ho capito male, aveva fatto i 5 anni di contratto ed è lì da 2. Quindi... E si trova bene. Che non è una cosa da poco. Guarda, come dicevo ieri, cosa che mi sta cominciando a pulsare invece su Rio. Io comincio a credere che Rio
appena le scade il contratto. Il fatto che sia ritornata in Giappone, continuavano a dire che ha dei problemi, eccetera. Secondo me i problemi, non dico sabato in Tokyo Joshi, però mi sa che i problemi, mi sa che non riesce ad ambientarsi negli Stati Uniti, che alla fin fine i suoi problemi sono quelli, cosa che invece Karushi ha fatto. Attenzione, perché stanno usando molto a Dark Elevation e Misakura. Lulu Pencil comincia a fare cose. Lulu Pencil non è capace, come minimamente, non pensate che Lulu Pencil sia, non è, no. Il match più buono che ha fatto l'ha fatto con Chris Brooks, che è un fenomeno, probabilmente Chris Brooks potrebbe far lottare bene anche me e Fabrizio. Beh, con Lulu Pencil ci è riuscito, noi dovrebbe provarci, e però attenzione, perché comunque il carico di giapponesi non è ancora finito, quindi se Makito non vince sabato la cintura contro Miyu Yamashita, attenzione, perché prende l'aereo e va, occhio. Sì, aveva traslocato Roberto Rio, però troppo tempo in Giappone, troppo tempo in Giappone. Anche quando c'era stata la pandemia, lei si è ritrovata in Giappone perché era andata in Giappone e sarebbe ritornata una settimana dopo negli Stati Uniti. Si parla che qualche problema ce l'abbia Rio, quindi non mi stupirei se quando finisse il contratto lei è arrivata, poi hai anche la nomea di essere arrivata perché è amica di Omega, è vero, è amica di Omega, non c'è mica niente per la quale, non... quindi non lo so. Non... Ora farò una cosa da stronzo. Troppo dimenticata. Non... Farò una cosa da stronzo, ma lei è stata la cocca di Emi Sakura. Sì. Emi Sakura non se la sta cagando in questo momento. Forse c'è qualcosa che non va, però non voglio lasciare le azioni. Semplicemente Emi Sakura è sempre con Lulu Pencil, che è diventata un'altra delle sue protette. Ha lasciato tutto in mano a Mei Suruga, la Choco Pro. Beh, però appunto, cioè, Emi Sakura di protette, potenzialmente anche Karushida come protette, si vede. Sì, ma meno. Sì, ma anche meno. Anche Mei stessa, vabbè, Mei l'ha lasciata in Giappone, però comunque, in ogni caso. Mei Suruga la sta provando in Giappone. La sta provando a vedere se può camminare davvero con le sue gambe. È la più talentuosa di tutte alla fine. Io sono convinto che sia migliore anche di Rio, Mei Suruga alla fine. C'è gente che dice andando, porca puttana. Però devi vedere come è cambiata in quest'anno. Non ti basta niente, perché ha fatto veramente cose incredibili e soprattutto è capace a livello organizzativo. Sta tenendo insieme la Choco Pro come se non mancasse Emi Sakura. Ma questo è un discorso dalla Riatto. Cosa cazzo stiamo facendo qua? Venite a seguirci sulla Riatto tutti i martedì. Martedì parla di Choco Pro, appunto, è deciso ormai. Dobbiamo parlare di un sacco di roba martedì, Tokyo Joshi soprattutto, e il climax che continua ad andare avanti, continua ad andare forte. Prima del main event, Fabri, i due momenti cringe. Ora, il primo ve lo spiego io, il secondo ve lo spieghiamo insieme. Adesso voi dovete darmi una risposta, voi che siete in chat o chiunque di voi sta ascoltando on demand, voi dovete rispondere a questa storia, dirmi com'è possibile che nel giardino davanti a casa tua arrivi qualcuno con un bidone a bruciare i tuoi vestiti nel cuore della notte, comunque in piena serata, perché c'è buio. Tu sei in casa tua e non te ne accorgi, finché a un certo punto dici: ehi, ma cosa sta succedendo là fuori? Arn, sei tu? Scendi e si scopre che tu eri in casa tua vestito di tutto punto, camicia, cravatta e panciotto. Ma quello ci può andare? No. Sei, magari sei appena rientrato. Devi dimostrare che quello è il suo pigiama. Però ci sta, magari è rientrato da poco, doveva ancora. Quello guarda, è la parte, quella è la parte minore. Per assurdo è la parte minore. Per me è molto pesante, perché io in casa non sto in giacca, cravatta e panciotto. Bene. Lui scende. Arn, ma cosa fai? Ma vorrei mica spararmi. Geniale quella roba lì, geniale. Ho riso un sacco perché lui ha ripreso la cosa della settimana scorsa della Glock. Cosa stai facendo? Quelli sono i miei vestiti. Ma li stai bruciando i miei vestiti? Ma cosa sta succedendo?
Arne Anderson comincia a farfugliare qualcosa, si muove in modo strano e poi gli dice dammi la cravatta. E lui vede che gli stanno bruciando i vestiti lì davanti a casa e si toglie la cravatta e gliela dà, poi gli dice no, non bruciarla. Uno dei promo più brutti, più deliranti e inefficaci che io abbia mai visto. Cioè, mi ha fatto ridere, mi doveva un po' spaventare, doveva essere creepy questa cosa, doveva dirmi, farmi dire cazzo, adesso magari Arne Anderson vuole fargli anche del male, vuole entrargli nella testa con delle situazioni, mi ha fatto ridere, non ha funzionato. Arne Anderson non sta funzionando, sta ottenendo l'opposto tutte le volte che fa un promo. Fermatevi, vi prego, fermatevi. Ora spiegatemi che cazzo c'entra questo promo per cercare di mandare face Cody. Questo è un promo per farmi capire che Arne Anderson ha un sacco di problemi e finirò per empatizzare con lui e chiedermi quando sarà pronto e disponibile il primo posto nell'RSA per ricoverarlo. Cazzo, non ha funzionato questo promo da nessun punto di vista, da nessun punto di vista. Tra l'altro sta a casa col microfono attaccato e lì qualcuno potrebbe dire ma perché sta registrando Road to the Top, che in realtà hanno già finito di registrare. Ma vabbè. È una cosa veramente brutta. Era il mentre. No, l'hanno già finito di registrare. È così. E poi non funziona solo quando si becca il calcio in testa, ma la Kai, vero, lui l'aveva preso molto bene, e basta. Però, ragazzi, cioè, è stato brutto quel momento. Tu, Fabri, che cosa ne pensi? Devo pensare qualcosa? No, tendenzialmente non ci ho capito nulla da quel promo, perché non si è capito nemmeno dove volesse andare a parare. Ok, sì, bruciare vestiti, bla, per far vedere. Ok, ma non si è capito dove volesse andare a parare. Cos'è? Vuole stimolare Cody? Vuole dargli una nuova sfida? Vuole fare... Non si è capito un cazzo. Zero, gli ha soltanto bruciato i vestiti. Cos'è, una redenzione? Redenzione a cosa? Cioè non boh. E questo grande boh rimarrà lì come un altro grande boh della puntata, l'altro momento cringe. Bello. A un certo punto c'è Darby Allin che sta camminando, sta uscendo sostanzialmente dall'arena, e voi lo sapete che non lo fanno mai i lottatori di uscire dall'arena veramente. Quando sta succedendo è perché o verrà intervistato o succederà qualcosa, no? Alex Marvese è pronto a parlargli, ma arriva un uomo incappucciato. Che dici, Fabri? A me sembrava, ma non sono mica sicuro, Sean Spears. Tu cosa l'hai riconosciuto? Sembrava Sean Spears, però fino a lì uno poteva dire, vabbè, può sembrare, però, perché uno poteva dire magari MJF stesso, cioè, nonostante l'occhio fosse, però poteva. Però, comunque, i telecronisti cominciano a dire, ah, qualcuno sta attaccando MJF, qualcuno sta attaccando Darby Allin. Arriva una macchina. Da questa macchina scendono due persone che, quando le ho viste, Fabri, cioè eravamo in videochiamata, ho sentito una voce, la tua, che diceva cazzo, ma sono gli FTR. Ma in realtà nelle cuffie Jim Ross e Tony Schiavone dicevano ma chi sono questi due? Sembrano gli FTR. Ma dai, sembravano gli FTR? Non si sono mai presentati poi con la limousine tutti insieme. Non si sono mai presentati come FTR loro. Loro erano dei ninja. Poi a un certo punto esce un grosso col codi. Chi era quello lì? Codino non puoi dirlo. Qui, no. qui menti sapendo di mentire. Chi poteva essere quello lì grosso che è arrivato, che si muoveva esattamente come usciva? No. Io non lo so, secondo me è Cage molto prima. E poi ne esce un altro, che ti giuro,
a imitare MJF era veramente bravo, però non possiamo dire fosse lui, però, perché come giustamente diceva Davide, esatto, te lo stavo per dire, gli avrebbero dovuto mettere la sciarpa come a Shawn Spears hai fatto attaccare con la sedia. Mm-hmm. Ma sai cosa, se questa sarebbe stata la cosa veramente geniale, la sciarpa nera, così sembrava che avesse coperto anche la sciarpa. In ogni caso, la cosa cringe erano i commentatori che dicevano: ah, sembra il Pinnacle, probabilmente sono, ma sì, dai, devono essere loro per forza. Cazzo, è evidentissimo, è stato brutto. La cosa più brutta, che se i telecronisti hanno detto così la prossima settimana, già a Rampage, poi vedremo, tireranno fuori tipo o Darby Allin o piuttosto che Sting o un altro, una cosa, tirano fuori MJF, MJF dirà che no, non erano loro. Cioè, si va a un livello veramente, per uno o due settimane noi vediamo un livello, per quanto poi lo sappiamo, MJF è bravo al microfono, è vero, ma andiamo a un livello talmente basso che anche se fa il promo più bello della storia, il livello è veramente basso adesso. Attenzione, perché pure una parola grossa, quello uscito dalla macchina era Cristiano Malgioglio. Adesso ci aspettiamo la grafica Cristiano Malgioglio is all Elite. Allora, che erano riconoscibilissimi, non ha senso il commento dei commentatori. È quello che è diventato, ma è super quello, cringe per quello. Ma è quello, infatti, è quello che porterà purtroppo, come diceva, uno o due settimane di segmenti completamente inutili, per quanto poi potranno essere bellissimi, non niente da dire. Però avremo uno o due settimane di nulla, nulla cosmico. Attenzione, perché The Suspect, che è molto sospettoso, quindi mi immagino che lui sia stato lì, ha detto, gli ha pure, cioè, era palesemente Lesnar, perché gli ha pure fatto l'F5, vero, vero. No, vero. Si vedeva che era un F10. Perché quando l'ha fatto ha detto, per due! E quindi sicuramente era un F10, sicuro, sicuro, sicuro. Mamma mia, mamma mia. In effetti ci sono cose che noi umani non dovremmo mai sapere. Io penso che queste due robe qui le debbano assolutamente aggiustare, cambiare, migliorare, togliere, fare quello che volete voi. Via, via, via. Questa roba è cacca, grossa, puzzolente, via. Questa roba è cringe, non funziona. Devono fare delle cose molto più lineari, molto più fluide. Questa è farraginosa, non può andare da nessuna parte. End of the story. Bah. Ora parliamo del main event. Ci sono le scale, c'è una fish da andare a prenderla in alto per diventare il primo sfidante al campione del mondo della All Elite Wrestling. Ci sono 7 partecipanti. Quali sono? Beh, iniziamo con due face intanto, Orange Cassidy e Buck, che arrivano e cominciano il loro match in modo molto, molto serio. Lottano, si rispettano, ricordano i trascorsi, ma le cose stanno andando bene. Arriva Andrade, ma non fa completamente lo stronzo. Arriva, lotta, fa quello che deve fare per entrare nel match e cercare di arrivare a vincere. La prima cosa veramente figa del match la fa lui quando si trova sulla scala con Pac. Lui guarda in alto e dice: lì c'è la fish, ma porca troia, io adesso ti faccio male. Sunset flip, powerbomb, bam. Bellissimo, bellissimo. Ho pensato, cazzo, sarà super spottoso, super bello. Da lì in poi, escalation. Un momento terrificante quando Lance Archer aspetta John Moxley, sì, nell'ingresso. Ne prendeva 10 di fish, 10 ne prendeva. Gli hanno sbagliato probabilmente i tempi per arrivare a quella roba lì, però il match a un certo punto è decollato. Poi la paura. La paura. Chi sarà quella sorpresa? Noi non sapevamo nulla, non sapevamo chi sarebbe stato. Ci aspettavamo e speravamo tantissimo nel ritorno dell'uomo che poi effettivamente è tornato, Hangman Adam Page. Noi eravamo anche molto convinti che questo tipo di match presupponesse anche le persone nuove da aggiungere al roster, e sarebbe stato
insomma, difficile, perché ora ti guardi intorno e dici chi manca a un roster del genere, quindi fai fatica anche a prevedere, anche a supporre, anche a desiderare qualcuno che oggi è libero. Tante domande, tanta paura, risuona la musica di Hangman Page quando vediamo quel Titantron dirci che sarà lui l'uomo che arriverà. Beh, tanta emozione, Fabri. No, belle emozioni. Partiamo dal presupposto che va bene Darby Allin, va bene MJF, Orange Cassidy, eccetera, ma l'uomo più tifato della All Elite è Hangman Page, punto. Cioè, pubblico esploso, e nonostante all'inizio avesse Moxley, hanno fischiato anche Moxley. Cioè, proprio non gliene poteva fregare di meno. È l'uomo più tifato della All Elite in questo momento, da tanti mesi già, però è l'uomo più tifato della All Elite. E se gli dovessero togliere il momentum, scoppia una bugna in casa della All Elite che per recuperarla, ma ci metterebbero anni, non mesi, sarebbero anni. Se tolgono il momentum, anche perché leggendo in giro, per tanti il momentum di Page era qua nel 4 contro 4 quando hanno perso, volevano che già, perché ormai è troppo lì Page, quindi non è che, togliendogli anche quello, se dovessero togliergli un altro momento, scoppia un casino, ma casino vero scoppia. Sì, decisamente sì. Io sono preoccupato per una roba. Io, per come mi sono emozionato vedendo questa scena, io ho paura di vedere il match in cui lui riesce a togliere quella cintura Kenny Omega. Non so come reagisco. Io ho una convinzione, però. Spero di sbagliarmi, e questa però lo saprò tra qualche mese. No, va bene, abbiamo già parlato. Ho paura che funzioni da inseguitore. Questo è un'altra cosa a cui dovremo assolutamente dare una risposta, però. Bisogna dargli una risposta a questa cosa. Perché per ora non lo sappiamo. E non possiamo sapere. La risposta possiamo dare. Esatto, devi dare il titolo e poi così scopriamo se come Omega funziona più da inseguitore che da campione. Assolutamente sì. E non lo so, purtroppo mi dà questa impressione, non so perché, spero di no, spero di sbagliare. Mi auguro che tu ti sbagli, e quindi va bene. Leggevo una cosa interessante, a parte questo, il leg drop di Matt Hardy, quotato, sì, no, praticamente non... Le vertebre chiuse col culo, come si dice. Caso in un ladder match un po' strana come stipulazione, qualcuno può vincere prima che tutti entrino. Ma tutte queste stipulazioni, possono vincere. Non è mai successo nella storia del wrestling, e prima o poi io voglio che una federazione faccia una cosa del genere. Sarebbe una genialata. Il pubblico fischierebbe, ma sarebbe una genialata fantastica. In realtà, poi, se dovessi, per esempio, no, farlo prima degli ultimi due che entrano, questi ultimi due potrebbero rivendicare il loro diritto ad avere un match, magari un three-way, ti apre mille storyline. Esatto, anche perché lì sfiga loro nel sorteggio. Però, ad esempio, all'inizio abbiamo avuto Pac e Cassidy. Metti che Pac buttasse fuori dal ring Cassidy, scala, finisce. Bello. Fantastico. Beh, avrebbero scongiurato l'arrivo di Strowman, perché io avevo paura che arrivasse Strowman, ragazzi. Io ero terrorizzato, cioè Fabrizio lo sa, io ero terrorizzato dall'arrivo di Strowman. Io era l'unico che non mi aspettavo, ditemi tutti i nomi di tutti i lottatori del mondo, l'unico che non mi aspettavo era Strowman. Io avevo paurissima. E invece. Finalmente non è piaciuto, sembra un botch. È andato a prendere un botch perché ha faticato a prendere la fish? No, forse per come si è sbarazzato di Moxley alla fine. Sei su una scala, tieni conto che questi incontri tendenzialmente fanno cagare, escluso gli spot che fanno. Esatto. Conta solo per gli spot e ladder match. Tutti i ladder match a più uomini, soprattutto, contano solo gli spot perché tendenzialmente fanno cagare. Togli gli spot e guardati tutti i ladder match che hai visto, toglici gli spot, ecco, poi mi sai dire come sono stati i ladder match. Allora, casino in che senso? Nel senso che
visto che loro hanno tutto puntato, la maggior parte delle cose della Relic sono puntate sul gioco d'azzardo, Las Vegas, tutta questa roba qui, All In, All Out, Double or Nothing, loro vivono di questa cosa del casino. Hanno fatto il primo gioco della Relic per mobile, era appunto sul casino. Ovviamente hanno chiamato questa cosa casino, perché c'è poi questa fish in alto che tu vai a prendere, ovviamente tenti la fortuna. Infatti ci viene chiesto la Double or Nothing, che appunto Double or Nothing si chiama così, è proprio un gergo del, sì, per il raddoppio. Non solo del poker, comunque del raddoppio in generale. Sì, 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 sì. Siete sicuri che vinca Page? Per me mantiene Omega perché devono costruire il match titolato contro Brian. Io invece sono proprio convinto che per farla contro Brian, come dicevamo, non serve il titolo, come dicevamo, appena perde il titolo va contro Brian. Ma come dicevo prima, se Page non vince un titolo, scoppia veramente un casino. E per riprendersi ci vuole veramente troppo tempo. Cioè, tanta gente rischierebbe di non guardare più l'Oro Elite, te lo sto dicendo seriamente. Cassidy a un certo punto fa una cosa bellissima quando si mette in piedi su non mi ricordo quale degli atleti e comincia a scalare. Quella è la cosa più bella di tutte, è stato molto simpatico. Lo spot di Page con Pac. Siamo sempre lì. Ecco, più che altro uno spot così bellissimo da vedere, però quello è veramente pericoloso. Sì, sì. Quello era veramente pericoloso. Lì, poi vedendo il replay è stato bravissimo Pac, che si è girato quando era in volo per non... Quello però è veramente pericoloso. Lì si arriva a un livello, avrei preferito non vedere una mossa del genere, farne un'altra, quella lì, quello è veramente pericoloso. Tipo, come cade Moxley in ritardo. Rischiava di cadere di testa piena, cioè. Sì, sì, sì. Al collo. Sì, sì, sì. Come cade Moxley in ritardo, preferisco a vedere una cosa più pericolosa. Preferisco uno che cade in modo goffo, ma si salva il culo, piuttosto che vedere... Excalibur continua a ripetere, non ho mai visto una cosa del genere in ogni spot con la scala. Quello è stato un altro momento difficile. Sì, no, volevo dire che se no se Page perde il momento... Ah, un casino! No. Ah, vabbè, ma ho sbagliato tutto qua, scusami. Era un casino e non casino. Sì, 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 era caos. Scusa. Lo spiegone inutile. Vabbè, magari qualcuno non lo sapeva, Fabri, che cazzo. E Page deve vincere, sono d'accordo. Assolutamente d'accordo. Bello però il ritorno di Page, Fabri. Se non vince l'incontro, si ritorna alle lattine, all'acqua, spazzatura tirata nel ring. Sì, lì sì. Lì rischiamo veramente di vederli subissati di rifiuti sul ring. E va bene. E va bene così, perché comunque non puoi aver fatto tutta questa strada per poi vederlo perdere ancora. Cioè, a parte che Omega diventa il più odiato di tutti, ma veramente, cioè, lo mettono tra i 10 cercati. Involontariamente, anche se non c'entra niente, diventa il più odiato Tony Khan, non tanto Omega. Sì. Andrade Sparito non ha fatto nulla. Andrade si è preso 2 o 3 botte non indifferenti. E ha fatto molto bene, in realtà, la prima parte del match. Quindi... Okay, Andrade Pac... C'è da rivederli, quei due lì in questo momento, come pulizia di mosse tecnicamente, in questo momento sono i 2 migliori della federazione. Malakai Black, no, lo vedo ancora sotto a loro due. Al momento ancora sotto a loro due. No, per me Malakai Black è Andrade fenomeno per davvero. Però ma ragazzi, ma qui stiamo parlando di fenomeni, Cioè Andrade a 30 anni e 10 anni fa aveva già il titolo di campione mondiale del SMLL e aveva già vinto un titolo intercontinentale in Giappone a 21 anni. Così. No, però a 28 anni aveva vinto tutto, Era NXT, campione di NXT a 28 anni, aveva vinto tutto lui. Un lottatore proprio baciato dalla fortuna di essere così. Meraviglioso in tanti aspetti. C'è chi non riesce ad apprezzarlo, ma ci mancherebbe, c'è spazio per ci tutti. Mancherebbe, però, noi ragazzi che un po' conosciamo la sombra e quello che ha fatto come Andrade Cien Almas e ora come Andrade Lidolo, onesti, noi siamo convinti che questo sia un gran fenomeno. Poi vedremo. Sì. Pac 35 anni, altre 5 al top. Penso proprio di sì.
è già cambiato lui come stile di lotta, cioè è uno in evoluzione continua, veramente. Questa frase non la capisco, però in Elite sta facendo fatica a ingranare l'andata. Tre mesi che c'è, l'abbiamo detto anche con Miro, e poi siamo qua a sperare di vederlo ogni 3 secondi, quindi aspettiamo. Tre mesi che dice la fai da Compact e gli altri, e il Sabrosso, cosa deve fare? Ricordiamoci sempre che a un certo punto, comunque vada, noi non sappiamo cosa sarebbe successo, comunque vada, c'è stato qualcuno della fazione ingovernabile di cui lui è grandissimo amico, che si è spaccato male, che starà fuori per quasi un anno. E lui aveva sempre detto che avrebbe avuto degli amici, e gli amici 9 su 10. Gli amici con chi fanno i vlog? Cioè, parliamone, no? Allora, quindi, be fucking quiet. Il fatto stesso che lui abbia sfidato Lucha Bros, però per un titolo di coppia in triple A, vuol dire che hanno dovuto proprio cambiare, cioè, è come dire, ok, togliamo Lucha Bros dalla faida negli Stati Uniti, perché non sapevano dove parare, dovevano mettere due compagni ad Andrade, che visto che uno non può arrivare, tutto bloccato. Quindi occhio, perché tra l'altro i compagni probabilmente sarebbero venuti, avrebbero sostituito Chavo Guerrero in parte, Chavo Guerrero che comunque doveva uscire di scena perché aveva delle cose da registrare. Insomma, aspettiamo un attimo prima di dare per perduto Andrade. Siamo qua a parlare di belle puntate, di cose, grande turbinio di emozioni, da cose molto belle come il ritorno di Paige, emozionantissimo, la vittoria di Paige, molto emozionante, a cose brutte e cringe come l'assalto a Darby Allin e Arn Anderson, il suo modo di fare così, e niente, questo è quello che, questo è Dynamite, può piacere o non piacere, sicuramente se ne deve parlare, perché è un prodotto di quelli che sta veramente facendo tanto tanto bene. Però Fabri, per noi è il momento di levare le tende, e quindi direi che partiamo a ringraziare la nostra chat, a cui mandiamo un caloroso abbraccio, ricordandovi che domani sera ci sarà un altro evento importantissimo su Twitch in live. Venerdì sera c'è sempre il Late Night Show con Fabrizio Leonardo, ma domani si parla di un pay per view della AAA in arrivo e una puntata speciale di Impact in arrivo dedicata alle sole donne, per cui ci sarà tanto tanto spazio per queste cose. Oltre la preview di Rampage, oltre l'angolo impariamo la WWE, domani rischiamo di fare 14 ore di trasmissione, in 10 minuti chiuderemo tutto. Assolutamente sì. Io peraltro non sarò dei vostri, perché sono una degustazione di vini, io di vini non so un cazzo, però vado alla degustazione di vini, vado a fare un po', hai capito, quello però mi diverto. So già che mi divertirò, peraltro non guido, per cui ragazzi io posso tornare a casa disteso completamente, mi divertirò un sacco sicuro. Non per questo non accenderò Twitch, lasciando magari il volume basso per seguire comunque i ragazzi che tutti i venerdì sera fanno un programma fantastico che dovete assolutamente seguire. Poi la prossima settimana ve lo devo annunciare, è già stato annunciato in parte sui social, ma ve lo devo assolutamente dire, ci sarà la live monografica che probabilmente mi ha visto studiare più di tutte le altre, scoprendo retroscena incredibili che vi voglio portare assolutamente, quindi martedì seguite in live, perché ci sarà la live monografica dedicata a Jake the Snake Roberts, ed è un personaggio della Madonna che negli ultimi anni, grazie a quello che è successo con DDP e al fatto che è riuscito a riportarsi in assetto, si è ripulito, ora lavora in AEW, insomma, ha partecipato a podcast, a interviste, si è veramente liberato da tutti quei fardelli che aveva prima, e con una lucidità incredibile sta raccontando retroscena meravigliosi, alcuni che riguardano lui, alcuni che riguardano i suoi colleghi. C'è veramente tanta tanta roba su Jake the Snake. Io spero di portarvi la miglior monografica possibile. Anche perché gli aneddoti che raccontava fino a qualche anno fa erano un po' offuscati. Esatto. Ora c'è quella lucidità ritrovata che... Non erano da prendere proprio a lettera. Però ragazzi, veramente, Jake Roberts
fantastico, va assolutamente seguito. Per cui vi aspettiamo, e poi ovviamente tutti i programmi di AW Italian Podcast, tra una settimana saremo ancora qui a raccontarvi come è andato Dynamite, quindi continuate a seguirci, vi ringraziamo veramente di cuore, vi abbracciamo tutti, grazie Faber per aver partecipato. Grazie a te. Salutiamo tutti, buonanotte per chi ci sta seguendo in diretta e buon qualsiasi altra cosa sia mentre ci state ascoltando. Buona giornata. Quello che è. Buon lavoro, se sono lavoro. Okay.